Italia i positivi al virus sono 4.321, 42 meno di ieri. Calano di 3 gli ospedalizzati in ASL 5. Presidio davanti al pronto soccorso. Gli OS Spezzini chiedono un futuro lavorativo certo. RSA Sacro Cuore di Brugnato, al lavoro per tornare ad accogliere nuovi ospiti. Precarietà degli insegnanti, didattica a distanza e rientro in classe a settembre. La scuola fa i conti con l'emergenza. Il mare a scuola. L'associazione Nave di Carta dà vita ad un innovativo progetto didattico. Buonasera e bentrovati con il TLS Giornale. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano l'emergenza coronavirus nel pieno della fase 2. E come ogni sera vi diamo i dati aggiornati sui numeri dei contagi nella nostra regione e nella provincia spezzina. Sono complessivamente 4.321 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 42 in meno rispetto a ieri. Di questi i pazienti ospedalizzati sono 360 e 22 si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Il numero dei deceduti è di 1.374, 9 in più rispetto a ieri. Nella nostra provincia sono 35 i casi ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva. ASL 5 segnala purtroppo un decesso avvenuto ieri di un paziente Covid-19 positivo. Si tratta di un uomo di 90 anni, residente nel comune della Spezia, che era ricoverato nel reparto di geriatria dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. E continua la battaglia degli OS per avere un futuro lavorativo certo. Questa mattina presidio davanti al pronto soccorso. Per noi c'era Sergio Diofili. Alcuni di loro lavorano nei reparti nelle corsie da oltre 20 anni. Durante questa lunga emergenza Covid c'è chi l'ha chiamati eroi, al pari dei medici e degli infermieri. Eppure stanno rischiando il loro posto di lavoro perché il contratto in scadenza al 31 dicembre nessuno sa se sarà mai rinnovato. Stiamo parlando degli operatori sociosanitari che lavorano in ASL 5, 158 lavoratori il cui destino viene rimpallato ormai da mesi tra regione e governo centrale. Cerchiamo da parte della regione che ci aiuti a stabilizzarci e a cercare con l'azienda, di riprendere in mano l'azienda in house che aveva prospettato a dicembre. Chiediamo di essere ascoltati anche dal ministro Speranza, che cerchi anche lui di trovare una soluzione per la nostra problematica. Destino appeso al filo di un concorso che non accettano, anche perché non superarlo significherebbe per molti di loro finire in mezzo a una strada. Anche perché loro erano d'accordo di fare un concorso pubblico, perché è giusto che sia, hanno detto. Infatti noi spesso e volentieri abbiamo parlato con loro e abbiamo detto che i concorsi si fanno per il personale che non lavora qua dentro, non per noi che lavoriamo da 20 e 30 anni. Reduci da una condizione lavorativa che in questi mesi li ha messi a stretto contatto con il virus, alcuni di loro sono risultati positivi e molti si sono sottoposti a proprie spese al test sierologico, perché da salvaguardare c'era anche la salute dei familiari. In prima linea, col Covid, tutti bardati, tutti chiusi, altri l'hanno preso perché all'inizio non avevamo neanche i presidi. Noi abbiamo delle famiglie, dei figli. Io ho 57 anni, alla mia età chi mi prende a lavorare? In piena emergenza Covid, la Super ASL Alisa ha poi pensato bene di assumere 10 OS provenienti da fuori regione, decisione che i lavoratori trovano incomprensibile. Lo troviamo assolutamente fuori luogo, non solo perché ci siamo noi 158 OS della ditta in appalto che siamo precari, ma abbiamo 10, 20, non so il numero preciso, colleghi, operatori sociosanitari che già fanno parte dell'ASL, che lavorano fuori provincia, che lavorano fuori regione. Quelli che sono già assunti dall'ASL si possono far rientrare benissimo queste persone a lavorare per l'emergenza Covid e poi eventualmente farle rimanere, perché il fabbisogno è di 200. E dopo mesi passati fianco a fianco con medici e infermieri a combattere l'epidemia, gli OS Spezzini hanno finalmente deciso di farsi sentire. Sono tutti latitanti, non abbiamo risposte, siamo invisibili a queste persone qua, non contando che si perdono 150 posti di lavoro e per la provincia spezzina sarebbe una cosa gravissima.
Da Regione Liguria non arriveranno più i 95 euro di rimborso specifico per ambulanze Covid-19. Sul nostro territorio la pubblica assistenza prosegue come sempre in maniera encomiabile la sua preziosa attività. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Data la diminuzione della curva dei contagi, Regione Liguria non eroga più i 95 euro al giorno per la sanificazione delle ambulanze per un servizio dedicato al Covid-19, però l'impegno della pubblica assistenza non si ferma. Assolutamente no, non si ferma, anche perché diciamo la sanificazione delle ambulanze è la nostra priorità. Per cui anche se abbiamo meno contributi, noi continuiamo a farla assolutamente. Certo, è uno sforzo economico non indifferente. Io faccio parte del Consiglio di amministrazione, per cui so a che spese andiamo incontro. Però lo faremo anche se avremo meno fondi a disposizione da parte della Regione, continueremo sicuramente a farlo. Qui abbiamo un operatore che è stato in prima linea durante tutte queste settimane, un'opera veramente importante. Come si svolge un processo di sanificazione? Un processo che dura quasi un'ora, mi diceva. Sì, è un processo che dura all'incirca 50 minuti e noi l'abbiamo sempre attuato, diciamo anche prima del Covid-19, la sanificazione dell'ambulanza. Viene effettuato appena ogni rientro dal soccorso, abbiamo uno ionizzatore di ozono a quale noi accendiamo con ambulanza completamente chiusa, porta aperta, vano cabina, motore in moto, aria decondizionata in funzione con ricircolo e facciamo ionizzare l'ambulanza per 20 minuti. Dopodiché lasciamo arieggiare, perché l'ozono è una sostanza germicida, lasciamo arieggiare l'ambulanza per un 10 minuti e andiamo con gli igienizzanti a pulire tutte le superfici, sia i presidi, come vedete, e sia tutte le superfici proprio. Su invece i presidi dove siede il paziente abbiamo tutto materiale monouso che anche con notevoli costi noi a ogni soccorso prendiamo, buttiamo via e mettiamo materiale nuovo. Abbiamo cercato di contenere i contagi fra di noi il più possibile. Ringraziamo il Signore e noi contagi zero, noi soccorritori, anche se io con i miei colleghi stavamo in prima linea 7 giorni su 7. Sulle ambulanze H24 l'associazione ha fatto degli sforzi veramente enormi e abbiamo un contagio zero. E a Lerici il gruppo consigliare di maggioranza presenta una mozione per chiedere alla Regione Liguria di confermare il contributo alle pubbliche assistenze ANPAS e CIPAS e alla Croce Rossa, destinato a finanziare il trasporto dei pazienti Covid o sospetti Covid. Il contributo è stato infatti sospeso da Alisa a partire da lunedì 18 maggio. E vedrà le associazioni di volontariato private dei 95 euro giornalieri per la copertura di parte delle spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale e la sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei pazienti Covid. E la casa di riposo Sacro Cuore di Brugnato è pronta a riaprire per ospitare nuovi pazienti non Covid. Una notizia positiva anche dal punto di vista occupazionale. Intanto gli ultimi 10 degenti positivi della struttura sono in attesa dell'esito dei tamponi per la negativizzazione del virus. Vediamo il servizio di Laura Ivani. Il Sacro Cuore può riaprire le porte a nuovi ospiti non Covid. È quanto emerge dalla verifica che ha condotto ASR 5 nella RSA di Brugnato, dove nel corso dell'emergenza sono stati una quarantina i contagi e circa 25 le morti che potrebbero essere riconducibili al coronavirus. Piena idoneità per l'area buffer dedicata a monitorare l'ingresso di nuovi pazienti. Ad oggi sono oltre 40 i letti vuoti nella RSA che stima perdite per oltre 1 milione di euro. La riapertura è dunque una buona notizia anche in termini occupazionali. La fase emergenziale, spiegano dalla struttura, adesso è superata ed è iniziato un programma di normalizzazione che prevede anche la possibilità degli ospiti non Covid di uscire in giardino. Tra ieri e oggi, intanto, i 10 positivi asintomatici che si trovano ancora nella casa di riposo sono stati sottoposti ai tamponi per la negativizzazione. Se così fosse, la casa di riposo tornerebbe a essere pulita. I presidenti del Consorzio Campo del Vescovo e della cooperativa Alighiero Morganti, rispettivamente
Don Mario Perinetti e Alessandra Del Buono ringraziano la direzione di ASL 5 e la direzione sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea. In particolare, dicono, ringraziamo le dottoresse Antonietta Banchero, Maria Alessandra Massei e Anna Maria Di Capua che hanno manifestato disponibilità e una collaborazione assidua e continua, assicurando confronto e supporto giornaliero alla RSA. Hanno dimostrato, concludono Don Perinetti e Del Buono, professionalità e umanità. Così è stato possibile debellare un virus sconosciuto, insidioso, aggressivo e imprevedibile. L'associazione Sandro Pertini ieri mattina ha fatto un'importante donazione di dispositivi di protezione a medici impegnati nella lotta al Covid-19. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Come associazione Pertini avete appena consegnato dei presidi sanitari ai medici che si sono impegnati nel centro sociale di Ceparana nella lotta contro il Covid-19, un gesto di riconoscenza verso dei professionisti che sono in prima linea da tanto tempo in questa emergenza. Noi come associazione Pertini abbiamo pensato di stare vicino a questi medici, si sono impegnati e quando abbiamo potuto abbiamo consegnato anche in altre situazioni questi dispositivi medici che sono preziosi e si trovano con molta difficoltà. Questo è un modo come un altro per far sentire la nostra presenza sul territorio e anche, pur essendo l'associazione Pertini, un'associazione che fa attività di altro tipo, a questo punto ci siamo messi a disposizione per la sanità. Mi diceva, adesso senza retorica, che anche prima della consegna di questi dispositivi i medici si sono impegnati con protezioni, diciamo, di fortuna. Questo sicuramente in tutte le situazioni e quindi purtroppo questa pandemia ha colto l'Italia e la nostra sanità impreparata. La presidente dell'Associazione Consumatori ADOC, Elisabetta Sommovigo, a seguito di molte segnalazioni ricevute a proposito di comportamenti non conformi alle norme per il contrasto del Covid, rinnova l'appello alla responsabilità e al rispetto delle direttive. E siamo nel mese mariano, ascoltiamo ora la riflessione quotidiana del nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Anche oggi ci affidiamo a una preghiera che la Chiesa pone nella liturgia proprio della Beata Vergine Maria. O Dio che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Anche qua viene sottolineata innanzitutto l'azione di Dio che sta alla radice. Dio che nella verginità feconda di Maria. Veramente Maria è vergine, vergine nel corpo, ma vergine nel cuore, vergine nella mente, vergine perché mai toccata dal peccato d'origine, dunque neanche da qualunque altro peccato personale, e in quella verginità ecco che Maria fa esperienza della fecondità, ma di una fecondità che viene da Dio, una fecondità nuova, una fecondità, come dice l'orazione, che Dio ha donato agli uomini i beni della salvezza eterna, perché in quella fecondità ha potuto generare il Figlio di Dio, il nostro Redentore. E allora nella preghiera viene chiesto a Dio proprio che possiamo sperimentare l'intercessione di Maria. Maria che è la madre del Signore, Maria che, pur essendo creatura come noi, però gode in un certo qual modo di una sua onnipotenza, non perché sia onnipotente, ma perché la madre ottiene sempre ciò che chiede al cuore del figlio. Ecco, e allora realmente chiediamo al Signore di poter sperimentare per mezzo di lei questa grande intercessione proprio da lei che abbiamo ricevuto l'autore della vita. Cordoglio espresso da parte di Confcommercio La Spezia per la scomparsa di Rossella Carrara, storica imprenditrice ed esperta nel settore della moda e dell'abbigliamento. L'associazione di Via Fontevivo ricorda con affetto la donna che in passato è stata una storica associata di Confcommercio. A tutti i suoi familiari giungano le condoglianze da parte del presidente Bianchi, del direttore Martini e di tutti i dipendenti. L'emergenza Covid-19 ha messo la scuola di fronte ad una situazione di complicata gestione. Rientro in classe, didattica a distanza e precarietà degli insegnanti sono i temi più discussi.
Sono oltre 150 i precari che si sono mobilitati per chiedere soluzioni. I sindacati hanno appoggiato la protesta in modo unitario. Chiara Alfonsetti ha intervistato Giorgia Vallone di FLC-CGL. È un momento abbastanza particolare per il mondo della scuola perché non ci sono particolari certezze, c'è tantissima apprensione soprattutto per il mondo del precariato. Si parla addirittura tra le ipotesi insomma, di cui si sta discutendo negli ultimi periodi anche di un esame a crocette per quando si tornerà a scuola, insomma, per le graduatorie. Ecco, che cosa sta succedendo? Allora, sostanzialmente succede che per l'assunzione straordinaria prevista dal Ministero ai docenti precari venga richiesta, con i docenti precari con 36 mesi di insegnamento, di essere sottoposti ad un concorso straordinario ed essere valutati attraverso delle crocette. Noi riteniamo che questo sia svilente, perché questi docenti lavorano nella nostra scuola da anni, ben più di 36 mesi, sono stati già valutati ampiamente e quindi abbiano il diritto di affrontare una procedura assunzionale che avvenga soltanto per titoli, perché di crocette non ne abbiamo proprio bisogno, anche perché questa procedura, nonostante le rassicurazioni della ministra, non dà certezza di avere i docenti in classe il primo di settembre. Qual è attualmente la situazione di questi precari e come hanno dovuto affrontare la didattica a distanza, che è un tema anche abbastanza caldo? Poter pensare che la didattica a distanza diventi una forma di lavoro a distanza che raggiunga i ragazzi a noi sembra quantomeno inverosimile, soprattutto perché in questi mesi, sia dalle parole dei docenti ma anche dalle parole delle famiglie, la didattica a distanza non ha fatto altro che accentuare le disuguaglianze. Ora, questo ha impattato non da poco anche sulla vita dei precari, come tu dicevi, i quali oltretutto non hanno potuto nemmeno vedersi agevolati nell'acquistare i materiali, quindi device, hardware e software che normalmente vengono dati ai docenti di ruolo con un bonus da 500 euro, a cui invece i docenti precari non hanno avuto accesso. A quanto arriva questa cifra, contando anche il personale ATA chiaramente? Noi abbiamo stimato che parta da 400 unità per il personale docente e almeno un centinaio per il personale ATA. È un numero che tende a salire. Ieri il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, nel rispetto delle ordinanze e delle linee di indirizzo emesse da Regione Liguria per la riapertura delle attività economiche e produttive, ha firmato un'ordinanza che consente su tutto il territorio comunale l'apertura di acconciatori ed estetisti 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle ore 23. Alcuni sindaci del nostro territorio, con Alberto Battilani come capofila, stanno ragionando sulla possibilità di progettare dei campi estivi dedicati ai ragazzi. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. L'estate 2020 potrebbe diventare un grande laboratorio per, in vista della riapertura delle scuole a settembre, attraverso dei campi estivi per i ragazzi durante l'estate. E il comune di Bolano a questo proposito ha avuto l'idea di fare un questionario per i genitori per vedere se c'è interesse verso la progettazione di questi campi estivi. Sì, diciamo, noi un po' per gestire questa fase emergenziale abbiamo proposto all'ambito sociale, che comprende i comuni di Follo, oltre Bolano, Calice, Rocchetta e Riccò del Golfo, questa idea, cioè di fare un sondaggio per vedere l'interesse delle famiglie nell'attivare delle attività estive a favore dei bambini dai 3 ai 14 anni. Questo anche per introdurre, in vista della ripresa dell'anno scolastico, anche le nuove regole che ci impone la pandemia, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, che saranno molto utili appunto con la ripresa dell'anno scolastico. In più ci saranno, diciamo, tutte le attività come quella di imparare a utilizzare il computer o gli altri sistemi informatici, e naturalmente collegate
delle attività di svago. Questo è un sondaggio per vedere appunto l'interesse, se avremo una manifestazione di interesse da parte delle famiglie proveremo a tarare un progetto. Non è facile perché in questo momento organizzare anche questo di attività è sicuramente molto dispendioso in termini di personale e anche di risorse economiche. Un'occasione per i ragazzi per stare all'aria aperta, per imparare nuove cose dopo un periodo molto lungo passato chiusi dentro casa. Sì, diciamo che dal territorio abbiamo avuto due ordini di problemi da risolvere. Uno, appunto, quello dei ragazzi che dopo tanto tempo rimasto chiuso in casa devono ora riprendere i ritmi della socializzazione ma anche quelli dell'apprendimento. E l'altro quello dei genitori, perché nel momento in cui devono rientrare al lavoro e magari entrambi i genitori lavorano e non hanno una persona all'interno del nucleo familiare a cui affidare i minori, c'era il grosso problema di chi avrebbe potuto tenere questi ragazzi, questi minori. Quindi è nata con Bolano e con gli altri comuni questa idea di creare questo servizio. Un po' diciamo come potrebbero essere le vecchie colonie per capire, però prima di partire abbiamo deciso di avviare un momento di consultazione più dettagliato, mandando a tutti i cittadini, a tutte le famiglie, con i minori specialmente, un documento da condividere con loro, cioè in cui si chiedeva qual era l'esigenza, qual erano le loro disponibilità a partecipare a questo progetto. Saranno utilizzati naturalmente anche i normali strumenti degli anni 2020, quindi WhatsApp, email, smart working, eccetera, eccetera, per poter arrivare a questo risultato. E ascoltiamo ora le parole del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell'Assessore alla Sanità Sonia Viale sugli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus. I dati dell'epidemia che, come abbiamo sempre detto, si confermano in costante calo sia per numero di casi, sia per numero di ricoverati, sia per numero di terapie intensive e invece aumentano i guariti e di questo credo che la giornata di oggi confermi sostanzialmente il trend. Domani Regione Liguria adotterà una nuova ordinanza che serve nello specifico ad aggiustare alcune cose. Sapete che è stato un weekend piuttosto diciamo rocambolesco, certamente molto teso e confuso, quello che ha portato ai provvedimenti del governo e poi delle regioni per riaprire l'economia del nostro paese con molti ritardi, devo dire soprattutto imputabili al governo, senza banalizzare, erano passaggi complessi, però abbiamo avuto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri solo nel pomeriggio tardo della domenica, quindi domani prenderemo un'ordinanza in cui stabiliremo alcune cose. Tanto la principale è che dal 1° di giugno riapriranno anche in Regione Liguria i centri estivi per ragazzi. I centri estivi per ragazzi, e ci sarà un investimento straordinario di Regione Liguria nella cura dei ragazzi, cioè all'incirca 8-9 milioni di euro destinati appunto ai centri estivi e alle scuole paritarie per la loro riapertura. Credo che sia uno sforzo straordinario e dal 1° di giugno riapriranno tutti i centri estivi per i bambini sopra i 3 anni. Sotto i 3 anni ci stiamo confrontando ancora con il governo per comprendere con quali linee guida possiamo operare. Sempre nell'ordinanza ci sarà ovviamente tutta una serie di aggiustamenti che ci chiedono le categorie, dalla riapertura delle giostre ai gonfiabili dove i nostri figli finalmente potranno giocare. È stato dato mandato alle nostre aziende sanitarie e anche ospedaliere di presentare un piano di riattivazione delle varie attività in elezione, tenendo presenti i paletti indicati dal decreto ministeriale, in particolare il Ministro della Salute, che richiede una disponibilità immediata dei posti letto UTI e media intensità con la capacità di riapertura entro le 72 ore. Il piano deve prevedere quindi la disponibilità immediata dei posti letto UTI e media intensità attualmente occupati più il 10% dei posti letto occupati in picco che noi abbiamo individuato nel 7 di aprile, arrotondando in eccesso.
Quindi questo sta a fotografare quello che la nostra regione deve mantenere come posti letto dedicati al Covid-19, come da indicazioni ministeriali che ovviamente dobbiamo tenere presente per poter partecipare a pieno titolo in serenità e in sicurezza alla cosiddetta fase 3, quella della riapertura delle attività economiche. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza per confermare la sospensione temporanea dei mercati non alimentari, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli e di prima necessità. Via libera invece per il mercato di Piazza Cavour e quelli alimentari che non hanno mai sospeso la loro attività. Questa mattina il prefetto Lucio Antonio Garuffi ha fatto visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per porgere i saluti in occasione del suo prossimo trasferimento. Accolto dal comandante provinciale Leonardo Bruni, dai funzionari, dal personale operativo ed amministrativo, il prefetto ha espresso parole di ringraziamento e di stima nei loro confronti. Dopo lo stop alle attività didattiche in barca dovuto all'emergenza coronavirus, l'associazione La Nave di Carta ha deciso di portare il mare direttamente agli studenti con il progetto Il Mare a Scuola. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini. Con il periodo di emergenza la cultura anche del mare non si ferma, infatti la Nave di Carta ha realizzato proprio in questo periodo, per star vicino anche ai ragazzi delle scuole, un progetto che porta il mare a scuola. Di cosa si tratta? Allora, il Mare a Scuola è un'iniziativa appunto della Nave di Carta, che è un'associazione di vela solidale e promozione della cultura del mare, che normalmente svolge progetti in barca. Questo periodo del coronavirus ovviamente ha bloccato tutte le attività e da qui è nata l'idea di svolgere delle lezioni sugli argomenti che normalmente discutiamo in barca per tutti i ragazzi collegati con noi e mandarli comunque, restare quindi in contatto grazie a internet. E da lì la cosa poi ha preso piede, è piaciuta e la quantità di argomenti che avevamo preparato si è allargata, abbiamo avuto la collaborazione di esperti del settore e varie lezioni si possono trovare sul sito della Nave di Carta, navedicarta.it. Quali sono gli argomenti trattati in questi documenti di video? Allora, per esempio abbiamo delle lezioni sui venti del Mediterraneo che sono tenuti da Marco Tibiletti, il comandante della Loferne, ma anche alcune sulla navigazione del Mediterraneo nei tempi antichi, per cui tra i Greci e i Fenici, che la svolte Stefano Medas, che è un archeologo subacqueo, l'arte di navigare, tenuto da Bruno Esoppo, un docente del nautico di La Spezia. Ci sono anche delle attività per i ragazzini, proprio per gli elementari, in barca con la maestra Marta, ovviamente svolti dalla maestra Marta, che è Marta Tonarelli, una dei nostri soci. Oppure, sempre legate alla cultura, c'è una rivisitazione dell'Odissea con Iole Rosa, che racconta alcuni brani in collaborazione con il Cantiere della Memoria delle Grazie. E poi le lezioni sui cetacei, la loro evoluzione, oppure dell'arte marinaresca per quelli un po' più evoluti, tenuti da Ennio Cerretti, uno dei comandanti dell'associazione. Quale sarà il prossimo documento che potremo trovare in rete? E allora, altre lezioni in cantiere sono per esempio sulle tartarughe marine, svolte dalla Fondazione Cetacea di Riccione. Lorenzo Bramanti, per esempio, che è un biologo spezzino che lavora in Francia, Bagnols-sur-Mer, prepara delle lezioni sui coralli e Posidonia. Rosso Palumbo, delle lezioni sull'orientamento, sulle correnti e le maree, molto interessante anche di Gian Piero Malavasi. E qualcosa di arte del mare con Margo Bertonatti. L'amministrazione comunale informa che da oggi i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dall'emergenza Covid-19 potranno fare richiesta tramite il sito del comune di Porto Venere per la seconda tranche di emissioni di buoni spesa. E continuano gli appuntamenti con l'angolo del FAI. Questa sera protagonista sarà ancora il Museo Tecnico Navale della Spezia. Andremo alla scoperta di uno dei suoi fiori all'occhiello, la Sala delle Polene. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Davide Morina. La
La Sala delle Polene, in una cornice suggestiva, incanta per la sua bellezza e libera la fantasia del visitatore del Museo Tecnico Navale della Spezia. Inaugurata nel 2017, unica al mondo, ospita 28 opere lignee posizionate su grosse travi curve che richiamano il dritto di prora dei velieri. Le polene provengono da vascelli del XVIII e XIX secolo che parteciparono agli eventi del Risorgimento italiano anche su fronti opposti, come le polene dei piroscafi dell'Impresa dei Mille, Fairy Queen, Lord Aberdeen e Cambria, poste accanto a quelle delle navi borboniche Partenope ed Ercole che si opposero alla loro avanzata, o quelle che parteciparono alle guerre di indipendenza. La polena più antica è Minerva, appartenuta a una fregata borbonica che combatté inquadrata nella flotta inglese di Nelson contro quella napoleonica e sulla quale venne successivamente impiccato l'ammiraglio Caracciolo, reo di aver parteggiato per la Repubblica Partenopea contro il re di Napoli. La polena Euridice vide l'arruolamento del giovane Garibaldi, mentre il fregio di prora della fregata Degenais assistette alla sua diserzione. La polena Italia ritratta, mentre spezza le catene della dominazione straniera, richiama l'unità del paese, mentre la polena Cristoforo Colombo è quella appartenuta all'omonima nave gemella dell'Amerigo Vespucci. La polena Kaiserin Elisabeth raffigura la mitica principessa Sissi, mentre la leggenda narra che la misteriosa polena Atalanta, recuperata alla deriva in Atlantico, faccia impazzire chi la ammira troppo a lungo. Ancora polene di coraggiosi condottieri come Beroldo, capostipite dei Savoia, Kaiser Max nella sua potente armatura, re galantuomo, ossia Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, Don Juan de Austria con la mano sulla spada, Frunsberg che incita al combattimento. Infine le due cariatidi di nave Italia, raffigurate nei panni di guerriere romane, e tre gigantesche figure di feroci animali, Drake, Salamander e Leone di Famagosta, a ricordare come le polene simboleggiassero e rappresentassero il carattere delle navi che solcavano all'epoca i mari del mondo. Passiamo ora allo sport, in particolare al calcio. A giorni la decisione federale che stabilirà se il Cadimare salirà in eccellenza, quale primo in classifica al momento del lockdown nel girone B, o se resterà in promozione. Nel servizio di Andrea Catalani sondiamo lo stato d'animo dei cadamotti. Dunque, col direttore generale del Cadimare commentiamo questo aspetto qui, tanto per cominciare per la serie, ma non ci voleva proprio questo stop, anche proprio sul piano prettamente calcistico per il Cadimare, vero Ferrari? Ma guarda, noi purtroppo siamo stati obbligati, come tutte le squadre, a non finire il campionato per le vicende che si sanno. Peccato, perché eravamo in testa, buon parte del campionato abbiamo fatto in testa, massimo diciamo qualche giornata al secondo posto, però tutto sommato il campionato, che noi lo consideriamo positivo, al di là che si è fermato quando, ripeto, eravamo in testa alla classifica. Senti, e quale DG magari dovresti essere in grado di dire anche sul piano dirigenziale amministrativo o amministrativo gestionale come pensate di parare in società questo imprevisto, chiamiamolo così, a parte il fatto che vabbè, bisogna vedere cosa deciderà in generale la federazione, questo di sicuro. Ma guarda, qualunque decisione che la federazione prenderà, noi non ci opporremo sicuramente. Per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale, è chiaro che quest'anno sarà un anno zero per tutti, perché gli sponsor vengono meno, la gente al campo verrà di meno, quindi vediamo che categoria facciamo. Noi comunque come società, allorché ci mettessero in eccellenza, penso che siamo pronti per questa avventura. Anche perché abbiamo, diciamo, una squadra che ha un valore notevole,
anche nel senso che comunque qualche ritocco va fatto, perché è chiaro che un campionato diverso, un campionato duro. Guardiamo l'Atletico Liberi, che l'anno scorso ha dominato il campionato e sta lottando per non retrocedere. Quindi dobbiamo prepararci a fare qualche ritocco importante. In conclusione vi ricordo che i programmi di Tele Liguria Sud sono consultabili alla pagina 150 del nostro televideo, mentre alla pagina 400 sarà possibile consultare la programmazione del giorno successivo della scuola in TV, in onda rispettivamente sui canali 171 di Luna TV e 274 di Ecclesia per la Spezia e i canali 605 e 656 per Massa Carrara. Per questa edizione è tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, il centro meteo della Liguria. E da parte mia un buon proseguimento di serata. Una buona serata a tutti voi da parte di LIMET. Si riassorbe gradatamente la circolazione ciclonica instabile centrata sulla penisola. Per la Liguria ancora qualche fenomeno residuo, ma poi fase stabile estiva. In dettaglio le previsioni per mercoledì 20 maggio. Continuerà per la prima parte di domani il passaggio di annuvolamenti accompagnati da piovaschi o brevi rovesci, ma rispetto alla giornata di oggi si tratterà di fenomeni più deboli ed isolati sul settore orientale. Nel corso della giornata tendenza alla stabilità con schiarite sempre più ampie a ponente. La ventilazione è ancora attesa da nord, rafficati soprattutto i venti nelle valli interne del Levante, poi dal pomeriggio generale attenuazione. Di conseguenza il mare si prevede inizialmente molto mosso al largo, mosso stirato sotto costa, con moto ondosa in rapida diminuzione dal pomeriggio. Le temperature infine recuperano nuovamente i valori massimi. Al primo mattino oscilleranno sulla costa fra 18 e 21 gradi, le massime del giorno fra 23 e 28 gradi. Nell'interno minime fra 13 e 17 gradi, le massime del giorno fra 23 e 26 gradi. E per questa edizione è tutto, maggiori info meteo come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e vi ricordiamo di scaricare l'applicazione gratuita LIMET.